Sì, grazie, sono con Giulia Gorlero. Oggi Giulia ti abbiamo visto davvero comandare anche dalla tua porta. Che gara è stata? Come l'avete vissuta? Mi è piaciuta molto perché comunque è stata la prima partita bella, competitiva dopo un anno praticamente, in questo momento un po' così. E sono felice, non del tutto, chiaramente pretendevo qualcosina di più come sempre da me stessa, però bene, ora tanto si punta a sabato, è la partita più importante, la partita che ci dirà se andremo meno a Tokyo. Noi ci crediamo e daremo sicuramente tutte noi stesse. Tu sai cosa significa essere un'Olimpiade, sai cosa significa vincere una medaglia, questo ti carica ancora di più il voler esserci di nuovo. Sì, assolutamente, lo dico sempre a tutti e forse sono un po' anche noiosa, io sogno fin da sempre la medaglia d'oro, quindi ci metterò tutta me stessa, ci metteremo tutte noi stesse per arrivare a quell'obiettivo, sperando di far bene. Passo dopo l'altro perché domani c'è comunque la Slovacchia. Questo risultato intanto vi dà fiducia anche per affrontare una gara sicuramente sulla carta più semplice come quella di domani. Sì, è stato importante perché abbiamo provato quello che ci ha detto Paolo, la superiorità, oggi mi sono piaciute tutte, anche l'inferiorità, quindi sono partite sicuramente anche domani dove possiamo provare, testarci per poi arrivare a sabato. Dario, Francesco, avete domande? Direi che la leonessa di Imperia quest'oggi, sì, è vero che è stata premiata Claudia Marletta come miglior giocatrice della gara, ma non da meno Giulia, tante parate decisive, moltissime, e credo che oggi più che mai l'Italia vive anche sulle tue performance che sono necessarie e decisive. Incrocio le dita perché poi spero di sentirtelo dire anche magari sabato e nelle partite anche più importanti. Sono felice, io ti dico, mi piace giocare bene per le mie compagne e quindi sono felice. Molto oltre i complimenti Giulia, mi è molto piaciuta la tua attitudine soprattutto nel comandare, nel dare sicurezza a tutto il reparto difensivo, e te lo dico ovviamente da ex terzino, da marcatore del centro, sentire il portiere che ti dirige, che ti sostiene è molto importante, e tu lo hai fatto molto bene, lo continuerai a fare, sono convinto di ciò, però ecco, questo è un segnale di ulteriore maturità di un atleta che cresce ancora, e questo è molto importante. Grazie, non so se le mie compagne sono d'accordo perché sentono questi urli da dietro e quindi, però sì, dai. Ecco, grazie. Ma dal tuo punto di vista Giulia, che sette rosa vedi, magari rispetto a quello di un anno fa o quello più remoto? Mi piace più che altro perché abbiamo passato dei momenti difficili come tutti e penso che ci abbiano rafforzato tantissimo, anche la decisione di rimanere a Natale, comunque sono quei piccoli gesti che alla fine creeranno secondo me una grande cosa.